Assolutamente no, la mia appartenenza è sempre stata storicamente di centrosinistra. Sono stata in giunta come tecnico, tra l'altro dopo aver appoggiato Salvatore Perugini, diciamo, nella prima fase delle scorse elezioni. Quindi l'appoggio al sindaco Occhiuto è arrivato al ballottaggio come tanti altri, come tanti assessori che poi sono diventati assessori per uno spostamento proprio di una scelta, insomma, di campo. Quindi nessun salto del fosso, assolutamente no. Per quanto riguarda invece alcune posizioni che riguardavano alcuni progetti, come per esempio la metro leggera, in questo modo come si colloca nella sua attività di ex assessore e neocandidata tra le fila della lista di Giacomo Manci? I progetti restano progetti, non hanno un'idea, diciamo, particolare. Io comunque rimango un tecnico. Se c'erano delle posizioni, diciamo, delle posizioni tecniche in merito ad alcune scelte, naturalmente farò in modo che possano essere sostenute con dei correttivi. La presenza di Giacomo Mancini e in una squadra che in qualche modo oggi detta anche delle indicazioni con maggiore forza mi dà la possibilità di poter essere più incisiva su questo. Per quanto riguarda altri progetti, non sono mai entrata, se facciamo riferimento per esempio a Piazza Bilotti, non sono mai entrata nel merito della scelta architettonica. Del resto io stessa sono stata tra i finalisti del concorso di progetto di Piazza Fera, allora nel 97. Quindi rimango fedele e affezionata al mio progetto. Seguire dei lavori perché erano dei cantieri aperti è cosa diversa dal dire mi piace o non mi piace.